tutti ragazzi, bentornati al Mobile World Congress 2017 allo stand Huawei. Abbiamo visto prima il P10 Classic normale, andiamo a vedere adesso il P10 Plus. Huawei infatti quest'anno al Mobile World Congress ha portato questi due nuovi modelli. Allora, di differenze non ce ne sono molte, soprattutto a livello estetico non ci sono tante differenze. Abbiamo un display da 5.5 pollici a livello di grandezza, io dico, poi per il resto del design è praticamente il medesimo. Abbiamo due fotocamere da ben 20 megapixel a colori e 12 megapixel in bianco e nero, quindi le stesse del modello più piccolo. Grande differenza è che abbiamo una fotocamera, cioè abbiamo una fotocamera da 8 megapixel frontale, ma non è la grande differenza. La differenza sta nel reparto hardware e software che possiamo andare a vedere al suo interno. Infatti l'aggiornamento è sempre il medesimo, ma abbiamo qui ben 6 giga di RAM, la CPU, il processore che fa girare tutto, l'iSilicon Kirin 960, quindi di ultima generazione, molto potente, molto veloce, e lo storage da ben 128 giga, mentre per il modello il P10 Classic lo troviamo da 64 giga. Chiaramente ci saranno diverse varianti di storage per entrambi i modelli. Andiamo sulle impostazioni, questo qui è un modello demo, quindi ogni tanto parte il video. Abbiamo una risoluzione anche più alta del modello più piccolo, del modello del fratellino più piccolo, infatti è da 1440x2560, quindi già una risoluzione più alta, il Full HD. Abbiamo tutto un aggiornamento che riguarda anche le MIUI alla 5.1, un telefono che anche qui abbiamo la possibilità di andare o gestire il telefono con il tasto, che poi non è un vero tasto ma sfrutta un 3D touch, si può dire, non è un vero tasto fisico, abbiamo solo un motorino all'interno di vibrazione che ci permette di sentire quando andiamo a cliccare. Ma se non volete utilizzare il tasto principale, possiamo andare a settare la classica barra di navigazione che troviamo sugli Android. Questo tasto qui rimarrà diciamo un po' quasi morto, questa qui è l'unico punto un po' negativo che rimane se volete utilizzare questa barra classica, ma con il sensore di impronte digitali. Quindi un telefono che, questa qui è la colorazione Gold Rose, devo dire è abbastanza, molto elegante, soprattutto per un pubblico femminile. Abbiamo come al solito questo stacco di colore tra la scocca in alluminio, che è monoscocca, con le bande inferiori e superiori in plastica. E poi abbiamo tutta l'implementazione della MIUI nuova di Huawei con le ultime news per quanto riguarda il lifestyle, un po' tutto quindi quello che concerne l'ultima interfaccia di Huawei, quindi tutte le feature, le caratteristiche e le implementazioni varie. Comunque un modello che alla fine si vanno a somigliare parecchio fra il P10 e il P10 Plus. Fotocamera Leica anche in questo caso, doppia come dicevo all'inizio, quindi un telefono che ci è piaciuto in diversi casi, sarà sicuramente da approfondire in maniera più dettagliata, in maniera con una recensione più approfondita in tutte le sue caratteristiche, specialmente nella fotocamera posteriore, che è quello che la contraddistingue. Anche in questo caso fast charge e l'artistic portrait, quindi per i ritratti artistici, grazie alle due fotocamere posteriori e alla fotocamera frontale. Ma per questa breve anteprima è tutto ragazzi, dal Mobile World Congress, dallo stand Huawei, un saluto a tutti da Pier Giorgio, Times Gadget.